C'è grande attesa per la 10ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica, in programma dal 18 al 19 giugno a San Costanzo e dal 20 al 26 a Fano. Lo staff ha già annunciato i luoghi e gli ospiti della manifestazione, che torna con 142 eventi, 110 libri e 9 giorni complessivi di festival in collina, in centro storico e al mare. Direttore, sono più di 200 gli ospiti attesi a Passaggi Festival, che quest'anno parte da San Costanzo. Sì, parte da San Costanzo con una rassegna particolare. Perché? Perché non si tratta di saggistica, non si tratta di poesia o di narrativa straniera, che sono i settori che affrontiamo a Fano, ma si tratta di narrativa italiana, e lo faremo con quattro donne, quattro protagoniste che parleranno dei loro romanzi che hanno scritto. Per alcune di loro sarà anche la prima volta. E quindi a San Costanzo avremo Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi e Catena Fiorello. E poi si passerà dal 20 giugno in poi a Fano, dove appunto ci saranno tante rassegne tra il centro storico e la zona mare. E tanti altri ospiti come Sgarbi, Saviano. Sì, tanti altri ospiti, alcuni appunto arrivati anche all'ultimo minuto. Perché? Perché magari l'invito era stato fatto settimane o anche mesi precedenti. Poi bisogna mettersi d'accordo sulla data, sull'interlocutore, in quale rassegna collocarlo. Quindi a volte passa il tempo proprio nella definizione dell'organizzazione dell'evento. Quindi sì, gli ultimi ospiti, abbiamo avuto anche Roberto Saviano, che insomma, voglio dire, è un personaggio che sicuramente attirerà tante persone al Pincio mercoledì 22 giugno alle ore 19:30. Tra l'altro ci stanno già scrivendo email, io lo voglio ricordare anche da qui, non ci sono prenotazioni, si ritorna a prima, per fortuna, del Covid, quando a Passaggi Festival si entrava liberamente senza prenotazione. Che è atteso invece al Chiostro delle Benedettine? Il Chiostro delle Benedettine è un luogo particolare, perché noi siamo partiti da lì nel 2014 e nel 2015, dopo la prima edizione a Palazzo San Michele, e lì ritorniamo. Ritorniamo però con alcune rassegne specialistiche, cioè rassegne tematiche, che affrontano temi popolari, ma anche con un taglio a volte di nicchia, di studio, con un taglio a volte anche accademico. Arte, filosofia, scienza, tecnologie digitali e bioetica e sport e benessere. In questa sede, situata in pieno centro storico, dalle ore 19 alla mezzanotte si parlerà di libri con altri ospiti illustri. Penso per esempio alla rassegna di filosofia, tre tra i grandi filosofi italiani, Maurizio Ferraris, Roberto Casati e Mauro Bonazzi. Sono tre grandissimi nomi, e tra l'altro anche il curatore stesso della rassegna, Armando Massarenti, uno dei maggiori filosofi italiani. Ma non solo, per esempio nella rassegna dedicata all'arte ricordo Gloria Fossi, che è un giornalista anche di Sky Arte, ricordo Attilio Brilli, ricordo uno dei grandi studiosi di Lorenzo Lotto, che è Dal Pozzolo. Quindi abbiamo davvero scrittori importanti. Nella parte della scienza c'è un grande nome della divulgazione scientifica, che è Luca Perri. Nella parte dello sport voglio citare un nome solo per tutti: sport e benessere e ambiente, perché quando parliamo di benessere, un benessere a 360 gradi, voglio ricordare il nome che verrà domenica 26 a chiudere proprio la rassegna, che è Alex Schwarzer, uno sportivo, un campione che tutti conosciamo, una storia molto difficile, a volte drammatica, una rinascita, e quindi sarà davvero interessante ascoltarlo.